Covid in Calabria, risalgono i contagi, 9 i decessi, calano i ricoveri ordinari ed in terapia intensiva. 'Ndrangheta, sequestro da 10 milioni di euro al padre del calciatore Iaquinta. L'imprenditore era stato condannato a 10 anni. Per gli inquirenti era il volto pubblico della cosca. Incidente stradale tra Polistena e Taurianova nel Reggino. Un morto mentre è rimasta ferita in modo grave anche una donna. Roccella Ionica, il paese si ferma per l'ultimo saluto a Davide e Gabriele. Sferzante omeria di padre Francesco Carlino che chiama in causa politica e istituzioni dello Stato. Si fermi questa strage sulla strada statale 106. Occhi puntati sulle condizioni della strada che conduce alle rinomate cascate del Marmarico nella vallata dello Stilaro. Urge un intervento immediato e risolutivo per garantire l'accessibilità in uno dei posti più belli della nostra regione. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telemia. Lo dicevamo nei titoli, Covid in Calabria, risalgono i contagi, 9 sono i decessi, per fortuna calano i ricoveri ordinari ed in terapia intensiva, il nostro servizio. Tornano sopra quota 2.000 i contagi in Calabria, nelle ultime 24 ore infatti sono esattamente 2.034 i positivi riscontrati con poco più di 11.000 tamponi eseguiti, e il tasso che sale dal 15,25 al 17,47%. Anche la striscia nera dei decessi continua ad allungarsi, con numeri sempre più alti. Nella nostra regione 9 sono state le vittime, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.905. Notizie un po' più positive arrivano dal fronte ospedaliero, dove scendono, anche se di poco, i ricoveri. Meno 1 nei reparti ordinari, dove ricoverati rimangono 410, e meno 2 nelle terapie intensive, dove ricoverati rimangono 21 persone. I guariti sono oltre 130.000, con un aumento nelle ultime 24 ore di 1.535 unità. Mentre gli attualmente positivi rimangono 41.322, cioè ce ne sono 490 in più, e gli isolati a domicilio sono più 493. Per domani intanto in Calabria è previsto l'arrivo di 31.100 dosi di vaccino Moderna. Ad annunciarlo è Poste Italiane, che ne curerà la distribuzione attraverso il suo corriere SDA. Il mezzo speciale, attrezzato di cella frigorifero, raggiungerà le strutture sanitarie territoriali delle 5 province calabresi. In particolare, le dosi saranno così ripartite: 11.100 dosi andranno a Castrovillari, 2.600 a Crotone, 6.000 a Lamezia Terme, 2.600 a Vibo, 8.800 a Merito Portosalvo. Le forniture delle strutture ospedaliere avverranno anche in questa occasione in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e l'Esercito Italiano. A Morbanno, nel Cosentino, sono troppi i casi di Covid in paese. Il sindaco ha deciso la chiusura delle scuole fino al 12 di febbraio. Il servizio. Le scuole di ogni ordine e grado a Morbanno, in provincia di Cosenza, resteranno chiuse da oggi e fino al prossimo 12 febbraio. Tale ordinanza è stata disposta dal primo cittadino Giuseppe Regina, a seguito della crescita dei contagi nella popolazione studentesca. La decisione è stata adottata dopo aver consultato la dirigente scolastica dell'Istituto Onnicomprensivo, che, secondo quanto riferito, ha condiviso totalmente la necessità di procedere con urgenza alla sospensione delle attività didattiche in presenza. Nella cittadina del Pollino attualmente si registrano 36 casi di positività accertata sul territorio comunale, di cui quasi la metà sono ragazzi in età scolare e 60 le persone in isolamento domiciliare. Un provvedimento sofferto ma preso, ha dichiarato il sindaco Regina, nell'interesse della collettività e per contenere quanto più possibile la diffusione esponenziale del virus nella popolazione. Inoltre, per sabato prossimo, 5 febbraio, è in programma l'inoculazione di circa 100 seconde dosi ad altrettanti ragazzi di Morbanno. Intanto, il bollettino emanato dalla Regione Calabria riporta 2.034 nuovi contagi a fronte di 11.640 tamponi effettuati. E siamo a Locri, ultimatum delle lavoratrici delle cooperative che garantiscono la pulizia all'interno dell'ospedale. Le dipendenti rivendicano il diritto alla retribuzione. Il servizio.
Dopo lo sciopero del 28 gennaio dei lavoratori delle due cooperative consociate, l'Atene e la Nosside, che effettuano il servizio di pulizia all'ospedale Spocchi di Locri, nessuna garanzia certa viene data loro ed all'organizzazione sindacale della Guil FPL, dal gruppo Coop Service Gestione, rispetto al pagamento delle mensilità arretrate entro febbraio e alla puntualità nelle erogazioni dal mese di marzo. Sia il gruppo Coop Service che le due cooperative consociate hanno ribadito che qualora le lavoratrici, come annunciato dal prossimo 8 febbraio, dovessero proclamare lo sciopero ad oltranza, non saranno in grado di garantire i servizi di pulizia all'ospedale Spocchi di Locri. Anche per questo hanno chiesto urgenti notizie alla cooperativa capofila, la Helios, che è allo Stato e posta sotto amministrazione giudiziaria. Questo, sostanzialmente, quanto emerso nel corso dell'incontro svoltosi alla sede del gruppo Coop Service e Gestioni tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione del gruppo Ettore Lacopo e il Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa Atena Service, Rosanna Ieritano, e la Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa Nosside, Paola Monteleone, il rappresentante sindacale della Guil FPL Michele Firmo, accompagnato da una delegazione di lavoratrici. Filo conduttore dell'incontro richiesto dal sindacato della Guil FPL, la rivendicazione del pagamento delle mensilità arretrate dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, della tredicesima mensilità del mese di gennaio 2022, nonché l'avvio di un confronto per trovare una soluzione che consenta di corrispondere alle lavoratrici delle due coop che stanno effettuando il servizio di pulizia all'ospedale Spocchi di Locri con puntualità la retribuzione. Infatti, la Guil FPL, unitamente alla delegazione di lavoratori delle Coop Atene e Nosside, dimostrando un alto senso di responsabilità per risolvere il contenzioso, ha richiesto il pagamento degli arretrati entro il 25 febbraio, il pagamento della mensilità lavorativa entro il prossimo 20 marzo e hanno chiesto garanzie che la retribuzione venga corrisposta mensilmente ogni 20 del mese. In assenza di queste risposte positive, entro il prossimo 7 febbraio 2022, si legge nel verbale dell'incontro, daranno attuazione a quanto dichiarato la proclamazione dello sciopero ad oltranza a partire dall'8 febbraio. Da parte sua, il presidente del gruppo Coop Service in gestione, Ettore Lacopo, che dopo aver manifestato solidarietà alle dipendenti che reclamano legittimamente le spettanze retributive dei mesi lavorati, ha affermato che la situazione non è addebitabile alle società consorziate, ma dipende da una carenza di liquidità che non permette di far fronte al pagamento degli stipendi e degli oneri contributi dei fornitori. Il presidente Lacopo dichiara la propria disponibilità a contattare gli amministratori giudiziari del gruppo Coop Service affinché provvedano a contattare la società mandataria, la Helios, titolare del contratto con l'ASP, per chiedere il pagamento degli arretrati spettanti come da contratto e li distribuisca secondo le quote di ripartizione stabilite dall'ATI Helios e secondo le singole scritture tra il gruppo Coop Service e le società consorziate. E apriamo l'ampia pagina di cronaca. Nei giorni scorsi, personale della squadra mobile della Questura di Reggio Calabria, a seguito di indagini avviate dopo la commissione di diversi furti commessi all'interno di abitazioni nella città di Reggio Calabria, sottoponeva a fermo di indiziato di delitto tre soggetti di nazionalità georgiana, a cui carico emergevano gravi indizi di colpevolezza in ordine ad almeno due furti commessi rispettivamente l'11 e il 27 di gennaio, nel corso dei quali i rei asportavano preziosi orologi, capi di abbigliamento ed accessori. Il provvedimento di fermo nella giornata di ieri, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è stato convalidato dal GIP che, avendo riconosciuto allo stato degli atti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti contestati a carico dei tre indagati, ha disposto a loro carico la misura cautelare in carcere. L'imprenditore Gregorio Lillo Odoardi, titolare dell'omonima azienda vinicola, è stato assolto dal reato di abuso d'ufficio in concorso dal Tribunale di Lamezia Terme perché il fatto non costituisce reato. Stessa decisione è stata adottata dal collegio giudicante presieduto da Angelina Silvestri nei confronti di Angelo Romeo e di Giovanni Macchione, dipendenti rispettivamente dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e del comune di Nocera Terinese. Nei confronti degli imputati, inoltre, è stato dichiarato prescritto il reato di truffa.
'Ndrangheta in Emilia, sequestro da 10 milioni al padre del calciatore Vincenzo Iaquinta. L'imprenditore era stato condannato a 13 anni. Per gli inquirenti era il volto pubblico della cosca, il nostro servizio. Era considerato uno dei volti pubblici dell''Ndrangheta in Emilia, imprenditore di successo, faceva da chiave per introdurre sodali negli ambienti dell'economia e delle istituzioni. Nei confronti di Giuseppe Iaquinta, 65 anni, padre di Vincenzo, ex calciatore campione del mondo nel 2006, la direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di sequestro di patrimonio di oltre 10 milioni di euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna. Giuseppe Iaquinta, attualmente detenuto a Voghera, era stato raggiunto in ordinanza di custodia cautelare in carcere nel gennaio del 2015 nell'ambito della maxi operazione Emilia, poi condannato nel 2018 dal Tribunale di Reggio Emilia a 19 anni di reclusione, pena successivamente rideterminata in appello a 13 anni per i reati di associazione mafiosa e detenzione illegale di armi e munizioni. Anche il figlio è stato coinvolto nello stesso processo per reati di armi, per lui la condanna confermata in appello è stata di 2 anni con la sospensione condizionale e senza l'aggravante mafiosa. Per entrambi deve ancora tenersi il processo davanti alla Corte di Cassazione. Il ruolo significativo di Iaquinta Senior nell'associazione 'ndranghetistica emiliana, cosca autonoma legata ai Grande Aracri di Cutro, paese di origine dell'imprenditore, è stato accertato dalle indagini della DIA prima e dalle sentenze poi. Il tribunale lo colloca a un livello immediatamente subordinato a quello dei promotori e degli organizzatori della cosca, faceva da mediatore, partecipava a riunioni in cui venivano delineate le strategie imprenditoriali dell'associazione, aveva un'attività operativa nelle false fatturazioni e avrebbe beneficiato del concorso degli associati in una situazione di emergenza nell'ottica della reciproca mutualità. Gli accertamenti della DIA hanno inoltre evidenziato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato. Il provvedimento di sequestro firmato dal giudice Andrea Salvatore Romito, componente del collegio presieduto da Domenico Pasquariello, ha riguardato 2 società operanti nel settore dell'edilizia, 71 immobili ubicati nelle province di Reggio Emilia, Brescia e Crotone naturalmente, e poi 2 autovetture e numerosi rapporti bancari per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro. E ancora cronaca, il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha incontrato le 2 persone che insieme ad alcuni carabinieri hanno prestato soccorso al docente che lunedì scorso si è dato fuoco davanti alla caserma dell'Arma di Rende. Ai 2 soccorritori, è detto in un comunicato, il prefetto Ciaramella ha rivolto a nome delle istituzioni un sentito ringraziamento per l'elevato senso civico dimostrato nel compimento di un atto coraggioso per trarre in salvo una persona che non conoscevano. Incidente stradale ieri nel Reggino tra Polistena e Taurianova. Un morto, ma risulta ferita anche in gravi condizioni una donna. Il servizio. Un morto e un ferito grave, e questo è il bilancio dell'incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale che da Polistena porta a Taurianova, a poca distanza dalla rotonda dell'ex quadrivio di Bombino. Per cause che sono in corso di accertamento, 2 auto, una Citroen C3 e una Fiat Punto, si sono scontrate quasi frontalmente. Il conducente della Citroen è deceduto sul colpo, mentre quella alla guida della Fiat, una donna, dopo essere stata estratta dalle lamiere, è stata trasportata nell'ospedale di Polistena in grave condizioni. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale che hanno effettuato i rilievi. Un autolavaggio privo delle autorizzazioni previste per lo scarico delle acque reflue è stato sequestrato a Jonadi nel Vibonese dai carabinieri che hanno segnalato il titolare dell'esercizio per la violazione delle norme ambientali e per furto aggravato. 'Ndrangheta stragista, si riapre l'istruttoria in appello. Nel processo a Graviano e Filippone saranno sentiti altri 3 pentiti. Il servizio. La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha riaperto l'istruttoria dibattimentale nel processo 'Ndrangheta stragista, che vede imputati il boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano, e Rocco Santo Filippone, ritenuta espressione della cosca piromali di Gioia Tauro. Graviano e Filippone in primo grado erano stati condannati all'ergastolo per il duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofolo, uccisi il 18 gennaio del 1994 sull'autostrada all'altezza dello svincolo di
di Scilla. Su richiesta della Procura Generale, rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, la Corte, presieduta dal giudice Bruno Muscolo, ha disposto l'interrogatorio dei collaboratori di giustizia Antonio Schettini, Annunziato Romeo e Antonio Parisi, i cui verbali sono finiti nelle due informative della Direzione Investigativa Antimafia, depositata nelle scorse settimane agli atti del processo. I tre pentiti, infatti, avevano riferito sulla sigla Falange Armata, utilizzata per rivendicare le stragi continentali, tra cui il duplice omicidio dei carabinieri Fave e Garofalo, ma anche sui rapporti tra 'Ndrangheta e i servizi e sulla vicenda del tritolo trovato a Palazzo San Giorgio nel 2004. A questo proposito è stata disposta inoltre l'audizione del commissario capo della DIA Michelangelo Di Stefano, che ha redatto le due informative che il procuratore aggiunto Lombardo aveva riassunto nell'udienza del 19 gennaio. La Procura Generale infine ha chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare per i due imputati, richiesta sulla quale la Corte d'Assise d'Appello deciderà nella prossima udienza fissata il prossimo 17 febbraio. L'ex vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì, è stato nominato vicepresidente della Fondazione Musabba di Mammola. Al fianco di Ischè Mas, ha dichiarato Spirlì, farò conoscere l'opera di Nick Spatari, il servizio. L'ex presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, è stato nominato vicepresidente della Fondazione Musabba, Parco Museo Santa Barbara di Mammola, un organismo che si occupa di tutelare e far conoscere il patrimonio lasciato dall'artista Nick Spatari. La decisione, secondo quanto riporta una nota diffusa dallo stesso Spirlì, è stata adottata per volontà della presidente e fondatrice Ischè Spatari Mas e del consiglio di amministrazione dell'ente. Ringrazio di vero cuore Ischè Mas, afferma Spirlì, per la benevolenza che ha sempre voluto dimostrarmi e per avermi voluto al suo fianco in Fondazione Musabba, la cui mission principale è quella di valorizzare le straordinarie opere artistiche, architettoniche e ingegneristiche che Nick Spatari ha donato all'umanità. Non è stato solo un grande conoscitore dell'anatomia umana, un eccezionale studioso della Bibbia e delle religioni antiche, e non è stato solo un attento difensore dell'ambiente che lo aveva visto nascere e crescere delle montagne, dei fiumi, della fauna e della flora della nostra terra. Nick Spatari è stato, 500 anni dopo, un altro Leonardo. Tra Da Vinci e Spatari non c'è stato mai nessuno. Poter avere il privilegio di presentare Nick Spatari al mondo in modo universale e totale non è nella parzialità con cui spesso purtroppo è stato presentato, nonostante i grandi sforzi suoi e di Ask, sostiene ancora l'ex presidente facente funzioni della regione, ma è anche un grandissimo onore, non pensavo di meritare. Ho già interessato i ministeri della cultura, della transizione ecologica, dell'istruzione, della disabilità, affinché al Musabba venga dedicata un'attenzione speciale e che possa garantire alla fondazione una nuova vita. Nick è nato sordo, ma soprattutto sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ha avuto la grande illuminazione relativa alla percezione dell'universo attraverso le vibrazioni, anche quelle della pelle. Su questo e con questo ha lavorato per tutta la vita, costruendo e creando opere e non solo dell'arte, ma anche dell'ingegno, con una sensibilità diversa rispetto a chi con le orecchie poteva sentire davvero. Una differente percezione del mondo esterno e l'importanza assoluta anche delle minime forme di vita, conclude Spirlì, sono presenti in tutta l'opera di Spatari. Questo e tanto altro vogliamo raccontare, Ask ed io, alla Calabria, all'Italia e al mondo. Ask mi lega un carattere forte e combattivo, un amore viscerale per l'arte e gli artisti, una condizione unica per tutelare e garantire la crescita di un popolo. Col suo duro lavoro quotidiano, Ask ha assicurato non solo la nascita, ma anche la crescita sana e forte di un luogo sacro alle muse e agli uomini. Lavorare con lei e per lei mi consegnerà ad una vita alta che non pensavo potesse appartenermi. Insieme ai colleghi Nicola Morra, Bianca Laura Granato, Elio Lannutti e Luisa Angrisiani ho presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia sulla preoccupante situazione in cui versa il Tribunale di Catanzaro, già illustrata il 19 gennaio scorso alla Commissione parlamentare antimafia dal Presidente Rodolfo Palermo. Lo afferma in una nota la senatrice Margherita Corrado del gruppo misto, componente appunto della Commissione antimafia.
Ieri sera a Calabria Sud con il nostro editore Giuseppe Mazzaferro si è parlato di sanità in Calabria e alla luce anche dei fatti della bambina purtroppo deceduta a Roma, originaria di Mesoraca, di cui ieri si sono svolti i funerali nel centro del Crotonese, si è discusso anche della necessità di attivare al più presto in Calabria un'unità di terapia intensiva pediatrica. Vediamo alcuni stralci della trasmissione di ieri sera. La domanda se la morte di Ginevra si poteva evitare andrebbe fatta ai medici per capire in che condizioni era Ginevra. Chiaramente noi possiamo discutere, ma non siamo poi tecnicamente in grado di dire. Certamente si poteva evitare il trasferimento a Roma, quello certamente sì, possiamo girarla anche così, Antonio. Ecco, tu quando eri garante hai stanziato, diciamo, deliberato, e io pregherei la regia di mandare il decreto che io ho inquadro qui, ecco, possiamo anche zoomarlo, ecco, vedete, c'è un decreto del commissario Massimo Scura. Dovresti zoomare sotto dove c'è scritto decreta di approvare. Ecco, di approvare l'istituzione di una unità operativa complessa ad alta specialità complessa di terapia intensiva pediatrica unica regionale al servizio di tutta la regione. E qua poi sotto, alla fine, alla pagina a seguire, ecco qui, potresti zoomare dove dice che il dottor Antonio Marziale si impegna a dare come budget 50.000 euro, che erano metà del mio budget annuale, praticamente, ecco, già una miseria. Ma non ha importanza, per avere il servizio mi è stato chiesto questo, che serviva dottor Antonio, alla formazione medico-anestesiologica, e l'ho fatto. Il 50% del budget annuale per la formazione del personale dedicato, commisurato in euro 50.000. È chiaro, quindi ecco, tu hai messo questi soldi proprio per formare il personale, per far partire questa unità operativa complessa, ma è partita? Se mi togliete il ritorno dalla... Certo. Esatto, grazie. Allora, il 19 novembre 2016, la giornata mondiale dell'infanzia, io mi ero insediato da 5 mesi, Scura ha firmato il decreto che avete appena zoomato. Cosa succede? È stata individuata l'ospedale Annunziata. In un primo momento io l'avevo chiesta per Reggio Calabria, perché sono di Taurianova, mi avrebbe fatto piacere che Reggio avesse qualcosa. Poi si è parlato tutto il tempo di Catanzaro, dopo tante riunioni estenuanti, dice no, portiamola a Cosenza. Le ragioni sono che ci sono più reparti di neonatologia, insomma non me ne frega, la potevano fare a Cucurino, purché i bambini l'avessero. Cosa succede? Vado breve. La terapia intensiva pediatrica ad alta specialità è stata istituita. Intanto organizza i letti di terapia intensiva normale pediatrica, che funzionano e ci sono. Però in questi 6 anni non hanno attinto, se non per parti infinitesimale, ai 50.000 euro che io ho dato per la formazione, e si scopre che non l'hanno trasformata da struttura semplice a struttura unità operativa complessa, quindi ad alta specialità. Nonostante il decreto, la politica, dico, nonostante il decreto, per una volta la politica ha una responsabilità limitata, vale a dire che la politica l'aveva decretata. A chi toccava dare l'avvio a tutto quanto? Toccava a chi? Alla burocrazia, che doveva organizzarsi, e toccava ai pediatri, che dovevano provvedere, incentivare la cosa. In 6 anni non hanno toccato il budget, se non per parte residuale, non hanno fatto la cosa. Mi permettete di dire che anche i pediatri hanno dormito 6 anni? Ma non è un banco d'accusa, perché loro fanno un onesto lavoro in strutture vetuste, danno l'anima, ma quando vi viene data un'opportunità non la mettete in pratica. Cioè adesso io vengo a sapere da Mimmo Minasi, presidente della Società Italiana di Pediatria, che non è stata fatta la struttura speciale come è decretata, quindi il nuovo governo non deve decretare niente, perché il decreto c'è già. Bisogna solo attuarlo, quindi non è che la politica debba fare niente, incentivare chi di dovere a farlo. In 4 anni che sono parlamentare ho lottato proprio su questo, e per questo motivo spesso noi abbiamo
dato i fondi. Vi faccio un esempio e mi taccio. Il Cura Italia, me ne sono occupato proprio oggi, poco fa, fino a poco fa, ha dato una disponibilità cospicua a tante regioni, Calabria compresa, perché nel momento di emergenza, come la pandemia ci ha insegnato nel marzo 2020, bisognava disporre di fondi per fare quello che bisognava fare, nuovi posti di terapia intensiva e soprattutto nuovi posti Covid negli ospedali che abbiamo, quei pochi che ancora abbiamo. Bene, scopro che tantissimi soldi previsti dal governo, dal Conte 2 e dal Conte dal governo Draghi, poi in continuità, perché le regioni li spendessero, tantissimi fondi sono tornati indietro. Ora, come diceva il dottor Marziale poco fa, io non me la voglio prendere con i medici, non me la prendo con i commissari, anche perché alcuni nominati da noi, ultimo il commissario che è anche presidente di regione, che insomma sta cercando di fare il massimo, ma bisogna dire ha iniziato da poco. C'è la terapia intensiva? La terapia intensiva pediatrica semplice c'è in Calabria con 6 posti letto a Cosenza, presso l'ospedale Annunziata. Solo nel 2001 sono transitati 38 bambini. Esiste un decreto firmato dal commissario Scura che prevede che questa terapia pediatrica sia unità operativa complessa ad alta specialità. Quindi c'è la struttura semplice e c'è il decreto perché diventi complessa. Punto. Ma c'è. Scrivere la terapia intensiva pediatrica non c'è, è un esercizio di fango e di tutto abbiamo bisogno meno che di fango. Se ci sono provvedimenti normativi, se ci sono norme gestionali e tecniche attuative, ci sono pratiche che vanno realizzate, c'è già una disciplina in questo sulla responsabilità. Ma non possiamo sempre pensare al momento della responsabilità giuridica, dobbiamo fare in modo che la responsabilità gestionale e organizzativa sia efficace ed efficiente subito, e se c'è un provvedimento da attuare va attuato. Se non è possibile per difficoltà organizzative bisogna metterle in mano e immediatamente farlo presente. Non è possibile che si perda tutto questo tempo, questo è uno dei dati, e a volte uno dice ma perché in Calabria? Perché? E uno non se lo spiega, perché poi, e tutti voi lo sapete, e si va in qualsiasi ospedale d'Italia e si trova il primario o il professore universitario che viene dalla nostra regione e che è uno dei migliori, se non il migliore, nel suo settore ed è il più bravo organizzatore di tutto. Possibile che non si riesca a farlo nella propria terra d'origine? Non è possibile. Vuol dire che in questo meccanismo organizzativo, e ripeto, sul piano tecnico e sul piano gestionale, voglio dire, non mi permetto io di entrare in maniera specifica, perché io di questo posso essere portatore di ciò che altri in qualche modo ricostruiscono, però è evidente a tutti, è palese, che ci sono mancanze, inadempienze, ritardi che non sono in questo momento più ammissibili. Gli sforzi di valorizzazione delle spiagge calabresi e del modello turistico Made in Italy, messi faticosamente a frutto nel corso di decenni dalle imprese turistiche balneari della regione, ora rischiano di andare in frantumi a causa dell'incertezza sulle concessioni determinata dalle 2 sentenze del Consiglio di Stato in plenaria. Questo organo, con una inaccettabile violazione delle norme democratiche, ha usurpato un potere del Parlamento. Lo ha detto Marco Maurelli, presidente di Feder Balneari, intervenendo ad un'assemblea delle imprese balneari calabresi sul tema Calabria, lidi senza confini, turismo balneare a confronto. Si è tenuto un incontro tra il commissario dell'ASP di Cosenza, dottor Vincenzo La Regina, e l'onorevole Katia Gentile, durante il quale si è ragionato in termini di programmazione e pianificazione complessiva della rete ospedaliera degli SPOC. Tante sono le criticità sulle quali sta intervenendo il commissario dell'ASP, di concerto con il commissario ad acta Roberto Occhiuto e con il Dipartimento Tutela della Salute, dichiara la consigliera regionale. L'ASP sta investendo sullo sviluppo della telemedicina e della teleradiologia che, in un territorio orograficamente complicato come quello provinciale, può rappresentare uno strumento di offerta sanitaria più immediato, efficace e vicino ai cittadini. Diverse sono le procedure già avviate in fase di espletamento o conclusiva,
volte alla risoluzione di problematiche cogenti che mettono in affanno gli ospedali dell'intera provincia, primo fra tutti il reclutamento di personale. Così Katia Gentile. Province e città metropolitane, per quanto riguarda la nostra, quella di Reggio Calabria, parla Versace, enti pronti alle sfide della ripartenza, ma servono risorse e funzioni il servizio. Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria ha preso parte a Catanzaro ai lavori del tavolo istituzionale sulle problematiche delle amministrazioni provinciali alla presenza dei parlamentari calabresi. Negli ultimi tempi gli enti territoriali non hanno dato delle risposte adeguate rispetto alle numerose, legittime e pressanti attese che le comunità e i cittadini da tempo esprimono. Questo va detto senza esitazioni o infingimenti e con grande senso di responsabilità. È quanto affermato dal sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace nel corso dei lavori del tavolo istituzionale convocato dal sindaco del capoluogo Sergio Abramo presso la sala del consiglio della provincia di Catanzaro, alla presenza dei presidenti delle altre province calabresi e della deputazione parlamentare regionale. Si è appena conclusa un'importante assemblea presso il palazzo della provincia di Catanzaro su invito del presidente Sergio Abramo, una discussione molto importante dove ha visto la partecipazione dei sindacati, del Consiglio Provinciale di Catanzaro, della tutta la deputazione calabrese, dove ha messo un po' a nudo quelle che sono le problematiche che vivono i nostri territori e su quelle che possono essere le possibili vie d'uscita su un piano nazionale. Si è parlato anche nello specifico su quelle che sono le ricadute del PNRR. È un tema che ha suscitato molta attenzione da parte di tutti noi, è stato quello del momento che vivono molte delle nostre province a livello nazionale, nello specifico la provincia di Catanzaro che in questo momento ha qualche difficoltà nel pagamento degli stipendi e quindi un motivo in più per fare rete, per stare vicino al presidente Sergio Abramo che ha chiamato un po', ha raccolto quelli che sono tutti i territori per poter provare a dare un contributo positivo più in un'ottica nazionale. Ci fermiamo ora per la pubblicità, ritorneremo a breve qui su Telemia. E bentornati con l'informazione di Telemia, siamo a Roccella, ieri la cittadina si è fermata per l'ultimo saluto a Davide e Gabriele, i due ragazzi di 29 anni che sono morti nella notte tra domenica e lunedì per un incidente stradale sulla famigerata 106 a San Sostene nel Catanzarese. Omelia sferzante di padre Francesco Carlino, vediamo il servizio. Lutto cittadino ieri a Roccella Ionica, bandiera a mezz'asta, nessun evento pubblico e le serrande delle attività commerciali abbassate. Un giorno di lutto e di dolore. Roccella si è fermata per l'ultimo saluto a Davide e Gabriele Origlia, i due ragazzi ventottenni morti domenica sera nell'incidente stradale a San Sostene sulla strada statale 106. Ad officiare la celebrazione il parroco Don Francesco Carlino. È stato molto duro con le istituzioni, ha detto politici, svegliatevi, fermate questa strage. La morte di Davide e Gabriele Origlia è un omicidio di Stato. Perché due giovani vite spezzate da una tragica morte? Permettetemi di essere franco. Dio non può sostituirsi all'inefficienza dello Stato che ha colpevolmente abbandonato al degrado le infrastrutture della costa ionica calabrese che quanto a viabilità, e parlo dell'ormai famigerata strada della morte, la 106 sulla quale hanno perso la vita Davide e Gabriele, è rimasta tale e quale ai tempi del fascismo. E qui vorrei lanciare un appello ai prefetti, al presidente della regione Occhiuto, al presidente del Consiglio Draghi, allo stesso presidente Mattarella, fermate questa strage infinita. Mettetevi la mano sulla coscienza e ricordatevi che la terra di Calabria non è da menzionare solo per i problemi della malavita organizzata. La Calabria non è un problema, ma una risorsa se la sapete valorizzare. Ricordatevi che già l'impero romano aveva capito che il progresso di un popolo passa attraverso le vie di comunicazione sicure ed efficienti. Basta con le parole e passate ai fatti. Da molti decenni l'Associazione Vittime della Statale 106
lo grida alle orecchie sorde di chi vuole ignorare il problema. La nuova 106 non è un optional secondario, ma questione di vita e di morte. E poi l'intervento del primo cittadino di Roccella Ionica, Vittorio Zito, che ha definito Davide e Gabriele Origlia due ragazzi straordinariamente eleganti di animo e serri nel fare il loro dovere. Davide, io lo incontravo a volte, ci scherzavo spesso, perché parlavamo della sua eleganza, no? Perché Davide era elegante, ma non era elegante per vanità, non era elegante per spocchiosità, era naturalmente elegante, ed era naturalmente elegante perché con la sua eleganza credo volesse dire a tutti noi di non essere sciatti, no? Di avere rispetto per chi ci sta davanti. E credo che lui abbia attraversato con eleganza, anche se per troppo breve tempo, la sua vita. Gabriele invece lo incontravo perché saltuariamente, ma costantemente, ha fatto parte di quella comunità che è la comunità degli operai del comune. E Gabriele era un esempio lampante di cos'è l'etica della responsabilità. Io ho visto delle foto di come stava in campo, no? E stava in campo sempre con la testa alta, non guardava i suoi piedi, giocava bene ma non guardava i suoi piedi. E stava in campo con la testa alta perché si sta in campo in quel modo per responsabilità. E qualsiasi cosa facesse Gabriele, sia che riuscisse a laurearsi in filosofia o che servisse la propria comunità lavorando al comune, lo faceva con una straordinaria etica della responsabilità. Tante sono state poi le testimonianze di chi li ha conosciuti, dei parenti, degli amici, interventi commossi che si specchiano nel dolore dignitoso dei familiari. Ci davi la carica ed eri sempre pronto a richiamarci quando ce n'era bisogno. Ci hai insegnato anche come saper accettare il gusto amaro del saper perdere. Mai una parola fuori posto, gentile, dolce e battagliero, sempre. Eri per noi un esempio, dentro e fuori dal campo. Continua a guardarci da lassù, Gabri, uno ad uno, come hai sempre fatto, in ogni nostro gol, in ogni nostra azione. Noi non ti dimenticheremo mai, come pure non dimenticheremo mai quell'esempio di amicizia fraterna che hai avuto fino alla fine con Davide, anche egli nostro carissimo amico. Anche a te, Davide, giunga un nostro estremo saluto. Ti ricorderemo sempre per la tua eleganza e il tuo accogliente sorriso. Forse oggi non la smetterei di parlare o di far sapere a tutti quanta bontà, quanta gentilezza, quanta premura avevi ogni qualvolta ci incontravamo per strada o semplicemente sotto casa. Ti ho avuto come vicino, quel vicino che tutti vorrebbero avere, quell'amico di adolescenza, amico di giochi, di casini e di momenti di sconforto, dove eri sempre pronto a dirmi: Katia, stai serena, arriveranno tempi migliori e con i tuoi studi arriveranno immense soddisfazioni. Ma tu, Gabri, eri, sei e sarai immensa soddisfazione e orgoglio per la tua famiglia, per il tuo adorato fratello Bruno e il tuo fedele compagno a quattro zampe Zazà, ormai da anni parte integrante della tua meravigliosa vita. Mi hai onorato e rallegrato e sono sicura che è stato così per tutte le persone che come me hanno avuto il privilegio di conoscerti, quegli amici autentici che oggi sono qui seduti l'uno accanto all'altro, qui insieme a tutti noi a pregare. Per me sei come un figlio, anche se ora non ti vedrò più, non smetterò mai di preoccuparmi per te. Sei sempre un gioiello da proteggere, curare e custodire. Qui siamo tutti più soli da quando sei andato via, da quando siete andati via, ma so bene che mai e poi mai ci avresti lasciati. Non avresti lasciato la tua mamma Pina e i tuoi amici, perché tanta è la tua voglia di vivere. Perdonami se non ti ho apprezzato abbastanza e qualche volta non ti ho ascoltato. Ti prometto, ti aspetto.
aspetterò l'estate, perché, come tu mi dicesti sabato sera, presto sarebbe arrivata l'estate. Sai, io non amo troppo questa stagione, ma tu, con il tuo sorriso e la tua allegria, me la alleggerivi. Non mi lamenterò più dell'estate. Bene, a nome della famiglia Riglia vogliamo ringraziare tutta la comunità di Racello e tutta la popolazione. Non semplicemente per la presenza qui, ma come detto il sindaco, per la dignità, la pacatezza e soprattutto l'affetto con cui hanno accolto ciò che ci è successo. Senza fare parole, io sono uno di tante parole, chi mi conosce lo sa, mio fratello no, volevo solo dire una cosa. Io vi prego, come ha detto il sindaco, la cosa più importante per onorare la morte di questi ragazzi e la vita che hanno fatto è essere non solo seri in tutto quello che si fa, ma soprattutto, ragazzi, scusate se lo dico, sapendo che questa disgrazia delle nostre strade è così, state attenti, figlioli. Andate piano, state attenti, prendete tutte le precauzioni possibili, perché quello che vorrebbero, che non vorrebbero Davide e Gabriele, è vedere altre vite spezzate e altre famiglie distrutte. E come faremo noi in primis per le nostre famiglie e per tutti, e come ha detto il sindaco, che ringrazio, naturalmente, onorate Gabriele e Davide con il modo di vivere e col proseguo della nostra vita, perché il ricordo se ne va, ma come ha detto il sindaco, vivere e onorare la loro memoria vuol dire vivere bene come avrebbero voluto. E grazie da parte delle nostre famiglie a tutti. Dopo la celebrazione, tanti palloncini bianchi davanti la chiesa hanno accompagnato l'uscita dei due feretri. Un gesto di grande affetto e di saluto da parte degli amici, che hanno voluto così salutare le due giovani vittime. Il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria alla riunione per l'elaborazione del piano antincendio boschivo di quest'anno rappresenta un segnale positivo e incoraggiante sul piano della tempistica per quanto riguarda il confronto e per il metodo, un metodo che servirà per affrontare tematiche e socializzare proposte a favore del settore forestale calabrese. Lo affermano in una nota i segretari generali della Calabria e dei sindacati FAI CISL e FAI CGL, Michele Sapia e Bruno Costa e Pasquale Barbalaco, componente della segreteria regionale della Willa Will. Ora, occhi puntati sulla strada che nella vallata dello Stilaro conduce alle cascate del Marmarico, uno dei luoghi più belli della nostra regione. Il servizio è di Ugo Franco. Siamo sulla strada che porta alla cascata del Marmarico, sulla strada dell'acquedotto, siamo con il sindaco di Pazzano perché la frana che ha interessato una parte della strada in località Sant'Ilario e del comune di Pazzano. Giustamente il sindaco preoccupato è giunto per rendersi conto della situazione e cercare di individuare e capire come poter intervenire, perché è veramente un pericolo. Ecco, ma ascoltiamo il sindaco. Buongiorno. Allora, sono venuto qua a constatare personalmente perché mi hanno segnalato l'altro giorno quelli che utilizzano le macchine per salire qua alle cascate del Marmarico. Mi hanno investito personalmente di questo, diciamo, disagio che crea la comunità. Abbiamo visto che ho constatato di persona che c'è la frana qua sul monte, diciamo, del comune di Bivongi, e questa frana ricade nel mio territorio, nel territorio del comune di Pazzano. E quindi dobbiamo vedere come ci dobbiamo muovere, chiamare pure gli altri due colleghi sindaci dei comuni di Stilo e di Bivongi, perché da qua, da questa strada, si arriva all'acquedotto, che giustamente, in caso che l'acquedotto non funziona, giustamente devono passare di qua. È il pericolo di una grave entità, perché c'è un dislivello di oltre 80-100 metri, e quindi se questi
se viene va a finire che le macchine vanno sotto, quindi dobbiamo intervenire al più presto chiamando anche i due colleghi dei comuni di Bivongi e di Stilo. Grazie. E qui dobbiamo anche, diciamo, far intervenire la Sorical, perché la Sorical, sì. Altrimenti non può andare presso il bacino per l'acqua d'orto. Sì, perché pure la Sorical, perché non può, con l'ingegnere Gangemi, perché non può praticamente arrivare all'acquedotto in caso di che ci sia qualche guasto direttamente sull'acquedotto dei comuni che noi abbiamo, che ho citato poc'anzi. L'augurio che ci possa essere subito l'intervento, perché non dimentichiamo che questa poi tra le altre cose è pure una zona turistica. Tramite l'ufficio tecnico, adesso investo anche il mio ufficio tecnico del problema, gli faccio vedere le foto che con il vigile urbano abbiamo fatto, e quindi cercare di intervenire in modo. Ma qua, da come ho visto, io non sono tecnico, ma da come ho visto c'è un grosso problema, dobbiamo vedere come intervenire e cosa fare. Vediamo col tecnico cosa mi dice e poi, diciamo, relaziono agli altri colleghi, all'ingegnere Gangemi per quanto riguarda la Sorical Calabria. Il sindaco, che non ha emesso nessuna ordinanza di chiusura perché è ancora in vigore la numero 12 del 22 agosto 2013, fatta a seguito della segnalazione del sindaco di Bivongi dell'epoca e del comandante della stazione carabinieri di Stilo. L'ordinanza infatti prevede la chiusura al transito nel tratto di strada nel territorio di Pazzano dal punto delle acque Pizzateda fino al ponte Sant'Ilario, dove ora c'è la frana. A rischio perciò la stagione estiva, che potrebbe intaccare l'economia della vallata Stilaro, visto che la sola cascata del Marmarico, la più alta del meridione d'Italia con i suoi 120 metri, attira quasi 40.000 visitatori l'anno. Per ora bisogna arrivare con un mezzo fino a Pizzateda e poi proseguire a piedi per oltre un'ora per raggiungere la cascata. Di sicuro serve uno sforzo comune insieme alle amministrazioni comunali della vallata Stilaro, intervenendo nei punti critici e pericolosi per offrire tranquillità a quanti si recano alla cascata. Amministrazioni che dovrebbero approfittare del PNNR presentando alla Regione Calabria un progetto per sistemarla definitivamente. Da non dimenticare che la cascata del Marmarico è un fiore all'occhiello per la Calabria e, se pubblicizzata a dovere, potrebbe porsi all'attenzione del mondo turistico. Nasce in Calabria l'applicazione digitale Movibel. Vediamo di cosa si tratta in questo nostro servizio. La rappresentante dell'esecutivo cittadino ha preso parte insieme al sindaco facente funzioni Paolo Brunetti alla presentazione della nuova app di Confcommercio. A margine della conferenza stampa della Confcommercio, organizzata nei saloni di Palazzo San Giorgio, alla presenza del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, l'assessora alle attività produttive Angela Martino si è detta entusiasta nel commentare le peculiarità dell'applicazione digitale Movibel presentata dall'associazione di categoria. L'amministrazione comunale ha accolto con favore ed entusiasmo l'iniziativa del Confcommercio, che rilancia il commercio di prossimità attraverso un'app digitale. Pensiamo che questo strumento innovativo possa dare una mano ai consumi che sono effettivamente in calo. Le denunce da parte, in tal senso da parte delle categorie, sono molto chiare, e in più il comune ha desiderato rivolgere un patrocinio morale all'iniziativa, anche pensando a quelle che saranno le iniziative che stiamo mettendo a punto per il 50° del ritrovamento dei bronzi di Riace. Riteniamo che la tempistica sia stata, come dire, perfetta, per cui quest'app, che agevolerà gli acquisti sul nostro territorio, potrà essere utilissima in vista dei tanti arrivi che ci aspettiamo per l'evento che riguarda i bronzi di Riace. E siamo a Gioia Tauro, relazione della Corte dei Conti sul porto, riscossione e pianificazione. Ecco le prescrizioni dell'Authority, il servizio. Come anticipato nei giorni scorsi dall'ASP dei Mari Tirreno Meridionale Ionio, con una nota, ha reso noto che la sezione controllo enti della Corte dei Conti ha approvato la gestione 2020 dell'ente all'epoca autorità portuale di Gioia Tauro, guidato dall'allora commissario straordinario Andrea Agostinelli, nominato presidente dallo scorso 18 giugno.
Dal resoconto della magistratura contabile è emersa una conduzione complessivamente positiva dell'Authority, che gestisce un snodo strategico nel traffico di merce su container nel Mediterraneo e comprensivo dei porti di Gioia Tauro, Tauriana, di Palmi, Crotone, Corigliano, Calabro e dello scalo di Vibo Marina. Sono infatti risultati tutti positivi i saldi principali 2020 e tutti in miglioramento sul 2019, malgrado la crisi pandemica. L'avanzo finanziario nella competenza dell'esercizio è di 10,5 milioni di euro, con un risultato parte corrente di 11,9 milioni. L'avanzo di amministrazione è di 131,7 milioni di euro, con una quota vincolata di 91,17 milioni, di cui 1,3 milioni destinati al fondo trattamento di fine rapporto, 10,80 milioni al fondo per rischi, oneri e contenzioso e 79,06 milioni alla realizzazione di opere e lavori secondo previsione del POT. Al netto di quanto procede, rientra nella disponibilità gestionale dell'ente la parte residua di 40,49 milioni, l'avanzo economico è positivo per 12,2 milioni di euro, il patrimonio netto a fine esercizio 2020 raggiunge 128,4 milioni e la consistenza di cassa è di oltre 151 milioni di euro. I dati relativi all'accertamento dei canoni demaniali nell'anno in osservazione risultano in lieve diminuzione, attestandosi a 3 milioni di euro, 3,3 milioni di euro nel 2019. Scorrendo i dati più significativi, al contempo però si osserva un miglioramento della capacità di riscossione dell'ente, che passa da una percentuale del 72% nel 2019 al 92% del 2020. Dalle analisi di contesto, la sezione, valutando l'aumento dei residui attivi e passivi riferiti agli anni precedenti, rimarca quanto già espresso nei referti precedenti affinché si definisca l'effettivo incasso dei finanziamenti in conto capitale per avviare o completare le opere programmate, auspicando un'azione di pungolo e di indirizzo in tal senso anche da parte del Ministero vigilante. I magistrati contabili ritengono infine necessaria per il futuro l'adozione di uno strumento di pianificazione che includa in un cronoprogramma raccordato con le risorse di bilancio le opere già programmate e quelle future. Lunedì 7 febbraio, presso il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, verrà presentata dal colonnello Marco Guerrini e dal regista Claudio Camarca la nuova stagione di Avamposti, Uomini in Prima Linea, la docuserie realizzata da Stand By Me in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri andrà in onda sul 9 dal 14 febbraio alle ore 21:25 e sarà disponibile in anteprima dal 7 febbraio su Discovery+. Ieri sera al Festival di Sanremo, incursione di Checco Zalone con tante polemiche che si sono generate sui social e sui media. Riviviamo i momenti salienti dell'esibizione del noto comico pugliese sul palco dell'Ariston. Ora vediamo come hanno titolato i principali quotidiani oggi in edicola. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi. Iniziamo col quotidiano del Sud. Scuola, dai 6 anni niente DAD per i vaccinati e Green Pass limitato con la terza dose. Emergenza Covid e le nuove misure decise dal governo. Sul fronte dei contagi registrati ieri in Calabria 2034 nuovi casi, in calo i ricoveri, decreto della struttura commissariale per gli accreditamenti delle realtà sanitarie private, i contratti fino ad aprile. I vescovi, sanità, giovani, infrastrutture, le emergenze, incontro ieri dei presuli calabresi con il governatore Roberto Occhiuto. Poi a Cutro per la cronaca, sequestrato un tesoro da 10 milioni al papà di Iaquinta. Taurianova, tragico scontro tra 2 auto, un morto e un ferito, e questo il bilancio, vedete in questo fotino le auto distrutte. A Catanzaro l'allarme di Federbalneari, futuro nero per il turismo del mare. Le notizie arrivano dalle varie province, Cosenza, il sindaco Caruso, risaneremo l'immagine della città, dice Catanzaro, Mater Domini, i gap che devono essere colmati. A Reggio, furti seriali nelle abitazioni, arrestati 3 georgiani. Poi Vibo, ciclo dei rifiuti verso una svolta.
ottenuta, ok al piano Crotone. Il sindaco: puntiamo sui progetti CIS e PNRR. Poi c'è nello sport il Catanzaro che non si ferma, vince contro il Picerno 2-0, bene i nuovi acquisti, beffa della Vibonese, KO in casa nel recupero. Per la Serie D vincono Rende Lamezia, pari nel derby tra San Luca e Castrovillari. Chiudiamo con Gazzetta del Sud che riserva questa apertura: progetti e riforme, ora correre, l'elezione al Colle, la nuova fase del governo, l'esigenza di non perdere i fondi del PNRR. Ballano decine di miliardi, vietato sbagliare, sostegno alle famiglie su luce e gas. Oggi intanto è giornata importante, è il giorno del giuramento Mattarella, è il primo a spronare il paese, è il momento di andare al massimo. Tre notizie nel taglio alto: le assise dei Dem, i congressi locali rompono l'unità nel Partito Democratico Calabrese, da poco Partito Democratico in Calabria guidato da Nicola Irto che appare in questa foto. E poi Reggio, Piazza Garibaldi, si sblocca l'iter per gli scavi, qui vedete i lavori a Piazza Garibaldi a Reggio. Ancora Reggio Calabria, il processo 'Ndrangheta stragista, Cosa Nostra, servizi e falange armata, via libera della Corte d'Assise d'Appello all'interrogatorio in aula dei tre pentiti. Strada statale 106, strage da fermare, la chiesa punta l'indice, appello dai funerali delle vittime di Roccella. Dio non può sostituirsi a uno Stato inefficiente che ci ha abbandonati. Vedete, atto d'accusa, padre Francesco Carlino richiama la politica alla responsabilità. E ieri Roccella ha salutato per l'ultima volta Davide e Gabriele, vittime della statale 106, strada statale famigerata come la strada della morte. Si è spenta a 90 anni Monica Vitti, eccola in questa foto, attrice, icona. E ancora, poi si parla di lotta al virus, a scuola niente dadde per i vaccinati, il Green Pass col booster non scadrà. E il Festival di Sanremo, questa sera la terza serata, ieri sera Checco Zellone e la Pausini sul palco dell'Ariston. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, restituiamo la linea alla nostra redazione. Quali saranno le condizioni meteo per i prossimi giorni? Vediamo assieme. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Vi lascio con il riepilogo, grazie per la cortese attenzione, la cortese visione, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Telemia. Arrivederci. Covid in Calabria, risalgono i contagi, 9 i decessi, calano i ricoveri ordinari ed in terapia intensiva. 'Ndrangheta, sequestro da 10 milioni di euro al padre del calciatore Iaquinta. L'imprenditore era stato condannato a 10 anni. Per gli inquirenti era il volto pubblico della cosca. Incidente stradale tra Polistena e Taurianova nel Reggino. Un morto mentre è rimasta ferita in modo grave anche una donna. Roccella Ionica, il paese si ferma per l'ultimo saluto a Davide e Gabriele. Sferzante omeria di padre Francesco Carlino che chiama in causa politica e istituzioni dello Stato. Si fermi questa strage sulla strada statale 106. Occhi puntati sulle condizioni della strada che conduce alle rinomate cascate del Marmarico nella vallata dello Stilaro. Urge un intervento immediato e risolutivo per garantire l'accessibilità in uno dei posti più belli della nostra regione.